Un saluto e buon pomeriggio a tutti i telespettatori di Set Scene, edizioni televisive. Giuseppe Schiava che vi parla, sempre qui dal palazzetto Andrea di Concilio ed Agropoli. Quest'oggi l'Agropoli affronta Maddaloni nell'ultima giornata di campionato della fase regolare. Ultima partita di campionato, quindi la 26esima di questa divisione nazionale B, girone D. Dopo l'Agropoli andrà nella fase ad orologio, quindi andrà ad affrontare fuori casa le squadre che sono sopra in classifica e poi in casa invece le squadre che vengono subito dopo, così la fase ad orologio di questo campionato, poi subito dopo i playoff. Vedremo l'Agropoli fin dove riuscirà ad arrivare, una squadra che già ha fatto sognare tanto i tifosi, andata ben oltre le aspettative, una salvezza già archiviata da tempo, però mai dire mai, e quindi combattere, lottare, giocare fino alla fine ogni partita, perché non si può mai sapere dove si può arrivare. 2-3 il punteggio, la gara che è appena iniziata, porta palla a Marulli. Procediamo con la breve lettura delle formazioni per la Polisportiva Basket Agropoli. Sono disponibili Buono, Romano, Serino, Cacace, Pongetti, Antonietti, Palma, Nozzolillo, Di Luccio e Marulli. In panchina dirige coach Paternoster la squadra con il suo vice Francesco Dragonetto. Per Maddaloni invece sono disponibili Pratillo, Piscitelli, Mastropietro, Moccia, Desiato, Loncarevic, Garofalo, Rusciano, Greco e Chiavazzo. L'allenatore di Maddaloni è Massimo Massaro. Gli arbitri della partita sono i signori Andrea Bernassola e Giuseppe Cardano. Palazzetto finora non quello certo delle migliori occasioni. Complice anche la bella giornata, un clima qui ad Agropoli oramai possiamo dire quasi estivo. Pone in angolo per Romano che prova il tiro e lo realizza da 3 punti. Canestro del 5 pari. Agropoli che inizia con la difesa a uomo. C'è il tiro dall'angolo sbagliato però da Rusciano, recupera il rimbalzo Romano, serve Marulli che riparte sull'out di sinistra, non c'è spazio però, attende il movimento dei suoi compagni, sale Serino che va a bloccare, allora Marulli si libera per un tiro da 3 punti, il pallone però finisce sul verbo, ma è più bravo di tutti Antonietti che lo va a recuperare, serve Marulli che riesce a controllare con l'aiuto di Serino, ancora Serino a bloccare Marulli che adesso ha lo spazio, va dentro, arresta e tiro, pallone sul ferro e non entra, peccato però. Attenzione a Maddaloni, va dentro il numero 18 Chiavazzo, l'arbitro però fischia. C'è stato un fallo e infatti è così. Una spinta di Romano forse, sì. E intanto c'è subito un cambio, è entrato Cacace dopo appena 2 minuti di gioco. È uscito Luca Antonietti. Intanto tiri liberi per Chiavazzo, va con il primo e lo realizza. Ancora Chiavazzo, sbaglia però il secondo, c'è stata invasione. Tiro che comunque non sarebbe stato valido. Cinque a 6 il punteggio, può ripartire l'Agropoli sull'alto di sinistra, ancora con Marulli. Esce, riceve Nozzolillo. Poi per Romano che si gira e tira subito verso il canestro. È la seconda bomba consecutiva dalla lunga distanza di Riccardo Romano, punteggio di 8 a 6. Chiavazzo, pallone sotto, fallo e canestro di Piscitelli. È stato lui bravo in questa occasione a prendere posizione, a stare spalla a spalla con l'avversario. Se non mi sbaglio era Cacace lì a marcarlo, che commette anche fallo, si appoggia su Cacace, tira segno e si prende anche il fallo. Subito Cacace, appena entrato, esce dopo 30 secondi, entra Pongetti. Visibilmente nervoso Cacace in panchina che discute con coach Dragonetto.
speriamo riesca a calmare l'animo, ma certamente lo farà per dare manforte al resto della partita. Intanto in questo momento va al tiro Romano, questa volta però è sbagliato, attenzione a Madroni che va dentro in contropiede, c'è tiro, va a terra Marulli, non c'è nulla però, canestro realizzato e c'è vantaggio di Madroni, 8-11. Prova a rispondere l'Acropoli in questo momento, Nozzolillo in posto basso per Serino, eccolo Serino, spalla a canestro, lo marcano in due, va con il gancio ma è a vuoto, allora Pongetti da sotto, sbaglia anche lui, pallone che si impenna, non ci arriva nessuno però, la meglio un giocatore di Maddaloni, ancora in attacco Desiato, poi il tiro dalla lunga distanza, sbagliato però da Chiavazzo, e allora ancora Acropoli, la difesa di Maddaloni non è schierata, Romano si prende il tiro da tre punti, ancora Romano, la terza tripla di Riccardo Romano, alla mano calda stasera il giocatore dell'Acropoli. Ancora Maddaloni sempre con Chiavazzo a fare casino lì sul perimetro, poi il pallone sotto per Rusciano che ancora una volta mette a segno la posizione di posto basso, però risponde l'Acropoli, Serino da sotto è chiuso, non ha spazio, si inventa un gancio in un po' di spazio che era disponibile, sale in cattedra anche lui Davide Serino. Di nuovo Maddaloni ancora dentro, il playmaker Desiato che però sbaglia il tiro, allora Marulli batte l'avversario, ne batte due, scarica a Nozzolillo, prova il tiro dalla lunga distanza, pallone sul ferro, non ci arriva, poi rimbalzo Pongetti, di nuovo Maddaloni, pallone in angolo, poi ancora fuori, chiama lo schema il playmaker Desiato, sale, riceve Garofalo, c'è blocco, va dentro, viene chiuso anche lui, l'arbitro fischia, c'è stata la palla accompagnata, perde il possesso palla quindi Maddaloni, Marulli si alza, Romano e riceve, poi scambia ancora con Marulli, ancora movimento di Romano, contrastato forse anche un po' duramente dall'avversario, poi Serino riceve, va dentro in terzo tempo, sbaglia però il canestro, no, alla fine c'è passi di Pongetti che aveva le mani addosso di un giocatore di Maddaloni ed era incapace di muoversi, non sembrava fermato in modo così corretto Pongetti, pubblico infatti non è d'accordo. In attacco Maddaloni, Chiavazzo ancora lui va dentro, intanto l'arbitro però ha fischiato, il gioco è fermo, c'è stato blocco irregolare da parte di Rusciano, Pongetti esce, riceve Nozzolillo, Marulli da quest'altro lato, c'è blocco di Pongetti, Marulli per andare dentro, ha spazio per il tiro, se lo prende, ma il pallone va solo sul ferro, attenzione 3 contro 1, Nozzolillo commette fallo per contrastare l'avversario che sarebbe andato altrimenti verso il canestro, c'è cambio, esce Nozzolillo, no, mi correggo, esce Marulli ed entra Renato Buono, in attacco Maddaloni, va dentro Chiavazzo, non c'è nulla però, attenzione, ancora un canestro subito questa volta da Moccia che era sotto canestro, infila il pallone che fa il 13-15, Pongetti subito per Romano, va dentro, poi Serino salta l'avversario, ne salta due, sbaglia però da sotto, è chiuso Davide Serino, ancora in attacco Maddaloni, c'è il tiro dalla lunga distanza realizzato da Moccia, 13-18, adesso l'Acropoli a meno 5, Serino ancora per Romano, va a terra l'avversario, incredibile,
fallo di Romano. Si è semplicemente giato col pallone in mano, l'avversario è dato giù. Altro cambio per l'Agropoli, esce Pongetti, entra Antonietti. Coach Paternoster a discutere con l'arbitro. Ancora Maddaloni in avanti, Chiavazzo va dentro, fermato da Nozzolillo finché può, poi alla fine va al tiro e segna. Buono, prova lui a far ripartire l'azione, pallone per Serino, tiro dal lato sbagliato, Antonietti poi in angolo riesce a controllare il pallone. C'è minuto, squadra verso le loro panchine, Agropoli 13, Maddaloni 20. Mi correggo, non c'è minuto, ma c'è stato un cambio, è entrato Palma, intanto però c'è un fallo commesso da Moccia, una spinta, dice così l'arbitro, un po' protagonisti questi direttori di gara oggi. Va al tiro Palma, subito da tre punti sbagliato, poi si arriva sotto Romano che va al tiro, si prende il fallo Riccardo Romano. Cambio per Maddaloni, esce Moccia, entra Greco. Tiri liberi per Romano, va con il primo alla guardia dell'Agropoli e lo realizza. Ancora Romano 2 su 2, 15 a 20. 3 minuti e 10 ancora da giocare di questo primo quarto. C'è pressing da parte di Buono, ma intanto però va al tiro Piscitelli che trova lo spazio per tirare. Molto sconfortato in panchina coach Paternostra, che la vera non si spiega tutti questi canestri subiti. Antonietti, pallone per Buono, ancora Buono, c'è blocco di Antonietti, Buono si allarga, allora c'è lo spazio per uno contro uno, si prende il tiro, Buono da tre punti, pallone sul ferro, Antonietti al rimbalzo e poi ancora Buono, si chiama lo schema, vuole Antonietti sotto in posto basso, Buono va sotto, pallone in angolo per Palma, arresta il tiro da due punti, sbaglia però il tiro il capitano dell'Agropoli e allora ancora Maddaloni. Sta per rientrare anche Marulli nelle file dell'Agropoli, attenzione passaggio lob sotto, poi ancora fuori, gioca bene Maddaloni e va anche a segno Desiato. Bisogna dirlo, sta facendo una buona partita Maddaloni, 15 a 25, si mantiene a più 10 la squadra ospite, l'Agropoli che davvero deve risvegliarsi, deve credere in se stessa. Antonietti va dentro, va al tiro, inflazione di passi, beh se ci si mette anche l'arbitro adesso è la fine. Minuto, squadre verso le loro panchine, Agropoli 15, Maddaloni 25, 1 minuto e 49 ancora alla fine del primo quarto.
Si torna in campo, si torna a giocare. Agropoli 15, Mandaloni 25. Agropoli che davvero sembra essersi un po' smarrita. Un primo quarto, almeno fino a questo punto, non ai livelli dell'Agropoli che abbiamo sempre visto. Ancora in attacco Mandaloni, Desiato prova ad andare dentro, lo contrasta Buono, non c'è infatti il canestro. Bravo Buono a chiudere in questa occasione. Ancora Agropoli in attacco, 4 contro 1, Buono in angolo per Romano, un'altra tripla, sì, un'altra tripla di Riccardo Romano, ancora lui, ancora da 3 punti, 18 a 25, forza Agropoli, forza, fino alla fine. In attacco Mazzaloni, c'è il passaggio dentro, a terra Romano, si continua a giocare, c'è un tiro sbagliato però, fallo poi, fischiato. Non so se ai danni di Chiavazzo o di Loncarevic, una spinta comunque. Chiavazzo, autore del fallo. Una spinta al rimbalzo. Possesso palla Agropoli, 18 a 25. Un minuto al termine del primo quarto che scocca in questo istante. Renato Buono sull'out di destra. Poi Marulli. Ha visto uno spazio ma viene subito chiuso. Ancora Marulli, prova a insistere. Poi il pallone fuori per Antonietti, arresta e tiro all'indietro, pallone troppo corto però. Ancora Antonietti che recupera palla, va dentro, sbaglia anche al secondo tentativo. Mandaloni di nuovo in avanti con Desiato che ha uno spazio per le corsie centrali, devia sul fondo Renato Buono con un ginocchio. Possesso palla ancora per Mandaloni. Prende palla Loncarevic, poi ancora va dentro Piscitelli ma viene fermato dal fischio dell'arbitro perché commette infrazione di passi. Cambio per l'Agropoli, esce Antonietti, rientra Palma. Quanti cambi ha effettuato coach Paternoster in questo primo quarto? Un po' preoccupante perché vuol dire che non riesce a trovare il giusto equilibrio l'Agropoli. Tutti larghi. Adesso il giocatore dell'Agropoli si andrà fino allo scadere del cronometro, 12 secondi al termine del primo quarto, 6 al termine dell'azione. Marulli adesso va dentro, pallone contro uno, va dentro Marulli, fermato, fallo su Marulli. Era quello che si voleva ottenere, va bene così. Una spinta ancora di Chiavazzo. Cambio per l'Agropoli, esce Serino, entra Pongetti, esce Romano, entra Cacace. Cambi in continuazione per coach Paternoster. Va con il primo libero Marulli e lo realizza. Ancora Marulli, 2 su 2. C'è minuto, squadre verso le loro panchine quando mancano ancora 5 secondi da giocare di questo primo quarto. 20 a 25 il punteggio, Agropoli che forse dà cenni di risveglio, cenni di una pallacanestro migliore come quella che ha sempre fatto. Ricordiamo che l'Agropoli nella scorsa domenica ha perso sul campo di Bisceglie per 94 a 76, un passivo davvero pesante che racchiude una prestazione molto negativa, forse una delle peggiori partite dell'Agropoli, quella contro Bisceglie domenica scorsa, delle 7 sconfitte che ha incassato quest'anno, forse è stata una delle più brutte l'Agropoli, che c'è stata molto, molto poco in campo. Tuttavia stasera bisogna vincere per arrivare a 34 punti e raggiungere San Severo, aspettando chiaramente San Severo cosa farà, ma l'importante è consolidare questo terzo posto che oramai già è dell'Agropoli, perché Bisceglie insegue a quota 28, quindi l'Agropoli è matematicamente al terzo posto, però può ancora sperare nel secondo, chiaramente vedendo cosa farà San Severo nell'altra partita. Si conclude senza il canestro
il primo quarto, 20-25. Si torna a giocare questo secondo quarto di Agropoli Maddaloni, 20-25 il punto, cioè Agropoli che prova a tenere botta, si era portata a meno 10, adesso è a meno 5, c'è tutta una partita da giocare, ancora tre quarti di questo match. In attacco Maddaloni, si gira e tira Rusciano, pallone che però si impenna, alla fine alla meglio, al rimbalzo Poncetti che addirittura finisce a terra per controllare il possesso della sfera, poi Cacaccio, serve Renato Buono che chiama lo schema, si muovono i suoi compagni, c'è il blocco alto, riceve Poncetti, gira per Cacaccio, ancora Buono, prova a guardare se ci sono spazi, si infila, serve il pallone a Poncetti, il passaggio però era davvero difficoltoso, ha sbagliato la scelta in questo frangente Renato Buono. E infatti arrabbiato coach Paternoster lo rimanda in panchina, entra Marulli. In attacco Maddaloni, pallone deviato da Marulli ma ancora Maddaloni in possesso palla, Roncarevic si gira, tira, anzi va a schiacciare ma il gioco era stato già interrotto. Sarà rimessa a fondo o lato, rimessa, vediamo cosa dice l'arbitro. Ah, l'arbitro vuole che venga pulito il campo. Ancora Maddaloni, Desiato, serve ai suoi compagni, c'è un blocco per lui, va dentro, poi serve fuori Rusciano, crolla i tre punti e sbaglia, a rimbalza, ci arriva il capitano Enrico Palma, in attacco all'Agropoli, Marulli prova a ubriacare l'avversario, non gli riesce, e allora ancora pallone per Marulli, c'è il doppio blocco, si allarga sul lato, c'è il tiro da tre punti e realizza Roberto Marulli, 23-25, forza ragazzi, solo a meno 2, forza Agropoli. Resistiamo e non molliamo. In attacco Maddaloni, scambia il playmaker Greco, poi sbaglia però il passaggio dentro e allora conquista il pallone l'Agropoli, 3-2, andiamo a segnare Enrico Palma, il capitano, prova a scuotere i suoi, canestro del 25 pari. In attacco Maddaloni, pallone sotto, in posto basso, Loncarevic chiuso a due persone, pallone dentro, intercetta Marulli, poi Antonietti non trattiene e ingenuamente consegna all'avversario e poi c'è inflazione di passi. Forza ragazzi, un po' più concentrati, un po' più di voglia, di più cattiveria. Non facciamoci mettere i piedi in testa da nessuno. Giochiamo come sappiamo. Cacaccio allarga per Antonietti, poi ancora Palma che esce fuori, riceve, pallone sotto, non c'è però, impreciso per Antonietti che commette anche fallo, colpisce l'avversario Antonietti, secondo fallo personale per il giocatore dell'Agropoli. Desiato, sempre lui a portar palla, ancora Desiato, scambia con Rusciano, poi prova a insistere Chiavazzo, va dentro, fischia l'arbitro, fallo di Poncetti.
terzo fallo squadra per l'Agropoli, rimessa a fondo. Ancora Desiato, è solo da tre punti però. Il tiro per fortuna è sbagliato, prova ancora ad insistere Maddaloni. Bravo Moccia in questo caso a buttare il pallone sul giocatore dell'Agropoli e poi a farlo andare fuori. Sarà ancora possesso palla per Maddaloni. Cambio per l'Agropoli, esce Palma, entra Romano. Ancora Maddaloni in possesso palla, Moccia scambia con Chiavazzo. Ancora Chiavazzo, prova ad entrare ma non ci sono spazi, poi prova l'1-2 con Rusciano. L'arbitro fischia, c'è fallo di Romano. Due tiri liberi. Fallo di Riccardo Romano, due tiri liberi per Chiavazzi. Sbaglia il primo. C'è il secondo, 1-2. 25-26 il punteggio. In attacco l'Agropoli. Cacace. Pongetti. Romano. Ancora per Marulli. Ancora Marulli. C'è blocco di Pongetti. Marulli va dentro, spinge l'avversario. Va al tiro sbagliato. Va a terra Marulli. Ma l'arbitro fischia. Una spinta su Marulli, rimessa a fondo per l'Agropoli. Romano, arresto e tiro immediato, pallone sul ferro. Cacace da sotto, ancora pallone sul ferro, incredibile, non vuole entrare. L'arbitro fischia contesa, possesso palla ancora Agropoli. Pallone in angolo, fermato Antonietti, pallone che è uscito, ancora Agropoli. Marulli, Cacace, esce Romano da quest'altro lato, eccolo che riceve, si allarga Antonietti in posto basso, ancora lui, spalle al canestro, si gira. Non ci sono spazi, pallone che rimbalza, non ce la fa a tenerlo Cacace. Sta per rientrare Davide Serino, esce Antonietti. Quello che sembra funzionare meno sono le scelte in attacco da parte dei giocatori dell'Agropoli. A volte non sempre il passaggio giusto, il tiro preso nella maniera corretta. Altri alcuni canestri subiti in modo abbastanza ingenuo. Comunque, applauso a Maddaloni che almeno fino a questo punto sta facendo la sua partita. E infatti si vede, proprio adesso segno con un'altra tripla Chiavazzo. 25-29. Pongetti. Serino. Si larga Romano ma non riesce a ricevere, l'arbitro fischia, il gioco è fermo. C'è stato fallo di Chiavazzo su Romano, una trattenuta. Cambio per l'Agropoli, esce Cacace, entra Di Luccio. Adesso in panchina sono veramente ruotati tutti i giocatori dell'Agropoli, tutti hanno preso parte alla gara. Marulli.
va dentro il tiro all'indietro, lo realizza e finalmente 27-29, Agropoli a meno 2. Si schiera l'Agropoli in difesa, difesa che sembra zona 2-3. Attenzione ancora a Maddalone che ora va in sista, alla fine trova il canestro con Onkarevic. Marulli, Romano, guarda il canestro, viene però chiuso, allora poi sotto per Poncetti, si allarga, arriva dalle retrovie Marulli, ancora scambio con Poncetti, non c'è il passaggio dentro. Marulli riconquista il pallone, prova ad andare dentro, non c'è spazio, allora si prende un altro tiro Marulli e realizza ancora lui, prova a mettersi la squadra sulle spalle Roberto Marulli. 29-31, 5 minuti ancora di questo secondo quarto. Fischia l'arbitro, fallo, giusto. Giusto il fischio dell'arbitro, fallo di Poncetti. Cambio per Maddaloni. È uscito Lonkarevic. È entrato Piscitelli. Realizza il primo libero Moccia intanto per Maddaloni. Ancora Moccia 2 su 2. 29-33. Tiri liberi ricevuti per il bonus di falli. Esce, riceve Romano. Ancora Marulli. C'è movimento di Romano. Cadesce ancora e riceve. Poi il pallone sotto per Serino. Spalle a canestro. Vede uno spiraglio per Di Luccio che prova il tiro di Di Luccio. Non c'è, allora ancora Poncetti, chiama il pallone Marulli, lo riceve in questo istante, c'è blocco di Poncetti, Marulli non riesce ad andare dentro, viene chiuso da due persone, poi ancora Di Luccio, pallone battuto a terra per Poncetti, passaggio dentro per Serino che non c'è, poi Poncetti da terra recupera palla, mangianamente la consegna agli avversari, attenzione 2 contro 1, ancora dentro Maddaloni, fermato il playmaker, poi prova ad insistere ancora la squadra casertana, Moccia ancora lui va dentro, fermato però, Serino con una mano recupera il rimbalzo, si porta in attacco 4 contro 3, Marulli va dentro, pallone in angolo per Romano, è chiuso, trova lo stesso il tiro, non c'è il canestro ma c'è fallo da 3 punti, fallo di Chiavazzo. Secondo fallo personale di Chiavazzo, 3 tiri liberi per Riccardo Romano, visto che il fallo è stato ottenuto su un tiro da 3 punti. Intanto però Serino sta lì a discutere con l'arbitro. Non so per quale episodio Serino voglia lamentarsi. Forza Davide Serino, rispondi sul campo. Ancora anche Cucci Paternostra a dialogare con il direttore di gara. Sembra si possa continuare a giocare. Realizza il primo Romano. Ancora Romano 2 su 2. Terzo di Romano 3 su 3. 32-33. In attacco Maddaloni. Infrazione di passi. Il deviato. L'attacco Marulli
si allarga Di Luccio. Romano esce dall'altro lato e riceve. C'è blocco di Serino. Romano preferisce il passaggio indietro per Marulli. Ancora Pongetti, lo dà fastidio a Desiato, permette a Marulli di tirare, ma il pallone si spegne sul ferro. Alla meglio al rimbalzo Chiavazzo, che si riporta in attacco. Punteggio di 32-33. In attacco Madaloni, Desiato in angolo, gira ancora per Piscitelli, poi pallone dall'altro lato per Moccia, che va dentro, pallone che esce fuori, però l'ultimo a toccare è un giocatore di Madaloni, quindi sarà possesso palla per l'Agropoli. Tanto l'arbitro fischia, il gioco è fermo, c'è cambio per la BCC Agropoli, esce Di Luccio, entra Nozzolillo. Marulli, attenzione, rischia di perdere palla, però intanto batte due avversari, va dentro, serve Serino, che ingancio va a realizzare. 34-33, trova il vantaggio l'Agropoli, più uno, adesso difesa però. Nozzolillo prova a tenere il suo avversario, poi attenzione a Desiato da quest'altra parte, fa girare il pallone Maddaloni, alla fine sceglie il tiro da tre punti e lo trova Moccia. È durato poco il vantaggio dell'Agropoli. 34-35 il punteggio. Marulli. 34-36, anzi. Romano in angolo. Ancora fuori Marulli che finta il tiro. Poi prova a battere l'avversario. Non gli riesce. Pallone sotto per Pongetti che va al tiro. Infrazione di passi secondo l'arbitro. Cambio per l'Agropoli, esce Pongetti, entra Cacace. Due minuti e 15 ancora di questo secondo quarto. Maddaloni in avanti, sempre Desiato a portare palla. Pallone per Chiavazzo, forse il più pericoloso di Maddaloni. Va al tiro, sbagliato però, Cacace al rimbalzo, subito per Serino che tiene alta la sfera, serve poi Marulli che arriva dall'altro lato e allora Agropoli può andare in attacco, rallenta il passo Marulli, c'è blocco di Serino, ancora Marulli, una serie di palleggi, va dentro, viene chiuso, non c'è spazio, allora serve Cacace che arriva da dietro e realizza Giacomo Cacace con rabbia, grinta e determinazione. 36-36, punteggio adesso di parità. Attenzione, pallone in angolo, è solo Garofalo, va dentro, viene chiuso ma non abbastanza, trova lo spazio per appoggiare a canestro, di nuovo vantaggio ospite 36-38, partita tutta quanta sul filo del rasoio, almeno fino a questo punto. Marulli in angolo per Romano, ancora Romano, poi sotto per Serino, chiuso, pallone calato a terra, Serino lo raccoglie, resta ancora lì, perde palla, poi la recupera, poi va ancora al tiro, viene fermato però, l'ultimo a toccare è un giocatore di Maddaloni, ancora Agropoli. Ordine il cambio, Paternoster, esce Romano, rientra a Buono. Marulli va dentro, c'è uno spazio, va dentro in terzo tempo, pallone sul ferro, poi Cacace non riesce però neanche lui a correggere in tappin, il canestro sbagliato, si riporta in attacco ancora Maddaloni. Desiato prova a sfondare ma non gli riesce, ancora lì, resta sui suoi passi, poi dà il pallone a Rusciano che sbaglia il canestro, recupera il rimbalzo Serino, l'Agropoli si riporta in attacco, ultimi 40 secondi, pallone dentro per Serino che sbaglia il canestro, però commette fallo Piscitelli, quindi saranno tiri liberi per Davide Serino. Altro cambio per l'Agropoli, entra Palma, esce Marulli. Realizza il primo Serino.
c'è anche il secondo canestro che vale la parità, 38-38. Ultimi 30 secondi del secondo quarto. Va dentro Desiato, trova il canestro. Non si fa in tempo a pareggiare e a trovare vantaggio, che Mazzaloni risponde colpo su colpo. Non riesce a trovare le giuste contromisure difensive l'Agropoli. Ultimi 10 secondi al termine del cronometro, tutti larghi, va dentro Renato Buono, sceglie il passaggio per Serino che controlla male, 3 secondi al termine. L'arbitro però fischia e c'è un minuto a 3 secondi dal termine del secondo quarto. Si torna a giocare, ultimi 3 secondi del secondo quarto. Certamente andrà il tiro immediato Maddaloni, infatti è così. Si porta il pallone con la mano accompagnata Chiavazzo. E c'è ancora minuto, con rimessa a centrocampo appena si tornerà a giocare, ancora minuto per 2 secondi e 8 decimi alla fine del secondo quarto. Certamente l'Agropoli andrà a un tiro immediato proprio allo scadere del tempo disponibile. Cacace si incarica della rimessa, pallone subito per Palma che si libera in angolo, va il tiro all'indietro e realizza allo scadere del secondo quarto. Incredibile, che schema creato al momento, e sembra un'assurdità, ma con questo canestro a 2 secondi dal termine l'Agropoli conquista la parità 40-40, si va negli spogliatoi. Certamente non è una partita facile, vedremo cosa accadrà nella seconda metà di partita. Si torna a giocare qui al palazzetto Andrea di Concilio di Agropoli, Maddaloni e Agropoli che sono sul punteggio pari, 40-40, partita che dice equilibrio almeno dal punto di vista del risultato. Agropoli che sicuramente non si è espressa al meglio di quello che abbiamo visto nelle scorse gare qui fra le mura amiche, tuttavia è riuscita a mantenere la parità, a rimanere sempre in gara nonostante sia anche andata sotto di 10-12 punti, ha rimontato. Adesso
Vedremo cosa accadrà in questa seconda metà di partita. Porta palla a Marulli. Pallone in angolo per Romano, ancora Marulli. Finta il passaggio, poi va dentro, è chiuso. Allora Cacace, ancora Marulli, ha lo spazio per il tiro, se lo prende a tre punti. Pallone che rotola sul ferro e poi esce. In attacco Maddaloni, sempre con Desiato a portare palla. Ancora Desiato, scambia con Rusciano. Poi Chiavazzo, sfrutta il blocco, va dentro ma viene chiuso. Ancora Chiavazzo. Continua la sua corsa, va dentro e segna, ma c'è infrazione di passi, canestro quindi non valido. Palma per Serino, Romano, Marulli, ancora Romano, c'è blocco di Serino, Romano resta lì, è chiuso, non ha spazi, allora serve ancora Marulli. Va dentro, arresta il tiro all'indietro di Marulli, e ancora Marulli, è davvero inserata Roberto Marulli. Fra lui e Romano davvero tanti tiri realizzati. E ancora in avanti Maddaloni, Desiato, sempre lui a gestire il pallone. L'ultimo a toccare è stato Marulli, quindi ancora possesso palla per Maddaloni. Pallone in angolo, ma è chiuso Piscitelli. E allora ancora Maddaloni ad insistere, canestro non valido, c'è stato un fallo di Davide Serino su Rusciano. Ancora in attacco Maddaloni, sempre Chiavazzo, ancora lui ad insistere, va dentro, trova lo spazio ma viene chiuso e stoppato da Davide Serino, voleva anche il fallo, che era pressoché inesistente. Marulli in angolo per Palma, poi ancora Serino, ancora Marulli, sotto per Cacace, si alza, tira e realizza, Giacomo Cacace. Va bene così, 44-40, forza ragazzi, adesso difesa, non prendiamo canestro, non subiamo canestri stupidi. Piede, e allora possesso palla ancora Agropoli. Forza, si vede da queste piccole cose se l'Agropoli riesce a tenere le redini della partita. Marulli, passaggio dentro lob per Serino, telecomandato, telecomandato per Serino che non deve fare altro che girarsi e mettere a canestro, 46-40. In attacco Maddaloni che adesso proverà certamente a rispondere, ci prova Piscitelli, una penetrazione per le corsie centrali ma il canestro, anzi il tiro è pressoché sballato. E quindi ancora Agropoli, Marulli in angolo per Palma, sotto per Cacace, che solo Cacace ma sbaglia. Incredibile, incredibile. Un vero peccato, comunque l'Agropoli sembra diversa, l'Agropoli sembra esserci, si è ritrovata, anche se il punteggio dice solo più 6. Tuttavia si vede davvero un netto miglioramento. C'è minuto.
Le squadre ritornano in campo, si torna a giocare, possesso palla Agropoli, c'è rimessa a fondo, se ne incarica Cacio, pallone per Serino che va al tiro immediato, pallone però sul ferro, non ci arriva poi lo stesso Cacio al rimbalzo e allora Maddaloni in avanti, sempre a portare palla a Desiato che va dentro, viene fermato però, pallone che schizza a terra, una serie di rimpalle, azione molto confusionata, alla fine il pallone lo prende Cacio, l'arbitro però invita a stare calmo perché va già fischiato. Possesso palla sarà per l'Agropoli. Si può tornare a giocare, possesso palla quindi a favore dell'Agropoli che si riporta in attacco. Difesa sempre a uomo per Maddaloni. E allora l'Agropoli prova a giocare con i blocchi. C'è il tiro da lontano di Riccardo Romano sbagliato. Prova ancora a rispondere Maddaloni e ci esce con un tiro da tre punti del supermaker Desiato che accorcia le distanze e fa 46 a 43. Ancora Agropoli in avanti, Marulli osserva Romano, poi sceglie il passaggio per Palma che realizza e va bene così il nostro capitano Enrico Palma, 48 a 43. In attacco Maddaloni prova a fare spalla a spalla a Rusciano con Serino, alla fine prova il passaggio fuori e realizza da tre punti Garofalo. 48 a 46, Agropoli a più 2, giochiamola, giochiamola, dice Paternoster dalla panchina. L'arbitro fischia, c'è un fallo. Ah, fallo di Garofalo su Romano. Quindi possesso palla Agropoli. Marulli esce, riceve Palma, va dentro, pallone fuori per Romano da tre punti, vai Riccardo, no, pallone sul ferro e allora Maddaloni prova ad approfittarne, ad andare in contropiede, 3 contro 3, giusto il fischio dell'arbitro, sfondamento, ci ha visto bene il direttore di gara, è stato bravissimo Palma a restare fermo e a farsi caricare dall'avversario che ha buttato giù così in modo irregolare Enrico Palma. C'è cambio per l'Agropoli, esce Cacace, entra Pongetti. Marulli, Palma, ancora per Pongetti, ancora Marulli, Marulli va dentro, arresta e tiro, l'arbitro fischia, c'è sfondamento questa volta di Marulli, secondo fallo personale per il play della Agropoli. In attacco Maddaloni, fallo di Palma, chiede scusa Enrico Palma, una carica pressoché quasi inutile. In attacco Maddaloni, Desiato,
va dentro, arresta e tira poi da tre punti, c'è fallo. Fallo di Marulli su Garofalo mentre stava tirando da tre, quindi ci saranno tre tiri liberi per Garofalo. Esce Marulli, entra Buono. Sbaglia il primo libero Garofalo. C'è il secondo. Due su tre, il che significa 48 pari tra Grovoli e Mataloni. Partita ancora sul filo del rasoio. Palma. Ancora Palma, resta il tiro. Realizza Enrico Palma. Di nuovo vantaggio a Agropoli. Bisogna stare attenti adesso, attenti a non subire. In attacco Mataloni, pallone dentro, sbagliato, tocca però con un piede Pongetti. Sarà ancora possesso palla per Mataloni. Desiato si allarga a Chiavazzo, non trova spazi, trova il passaggio lob però è sbagliato e allora contropiede Agropoli, 3 contro 2, Romano, pallone sotto per Palma e va bene così, grande contropiede, 52 a 48, a noi va bene così. In attacco Maddaloni, Desiato va dentro, l'arbitro aveva già fischiato però perché c'è stato un fallo. Tre liberi per Desiato. Realizza il primo. Su 2, 52-50, possesso palla Agropoli, 3 minuti e 53 alla fine del terzo quarto. Renato Buono va dentro in terzo tempo, viene anche spinto alle spalle però realizza, va bene così, 54-50, forza Agropoli, non molliamo adesso. Maddaloni in attacco, non subiamo canestro. Lusciano, spalla a spalla con Serino, va anche Pongetti a raddoppiare, a chiudere. Fabio fischia, inversione di passi. Questa è la difesa che vogliamo vedere. Non rischiamo nulla. Serino, vede uno spazio, va dentro, una virata. Pallone sotto per Pongetti, che lo controlla male, poi prova a tirare ma non c'è nulla, alla fine l'arbitro fischia, fallo di Pongetti. Fallo di Pongetti che si era affondato sul pallone a terra. Cambia intanto per Maddaloni. Esce Rusciano, entra Lonkarevic. Realizza il primo libero Desiato, tiro liberi per bonus di 5 falli. 2 su 2. Cambio per l'Agropoli. Esce Pongetti, entra Antonietti. Intanto Piscitelli a discutere con il direttore di gara.
Fongetti viene richiamato dall'arbitro, invita la calma fra i due. Buono, viene pressato Palma, Antonietti, c'è lo spazio, si infila ma poi subito ferma la sua corsa e torna il pallone dietro per Buono, poi il pallone dentro per Serino che si arrabbia. Cambio per l'Agropoli, esce Antonietti, entra Cacace. Va dentro Buono, fermato però. Cacace recupera palla, va al tiro, rotola sul ferro ed esce. Ancora Serino da sotto, sbaglia anche lui. Una serie di rimpalli, alla fine c'è fallo di Lonkarevic. Azione molto confusionale, Agropoli che inizia a trovare fatica a realizzare. Cacace per Buono, ancora Romano, c'è blocco di Cacace, Romano sfrutta il blocco, va in angolo, si prende il tiro, pallone sul ferro, non ci arriva Serino al rimbalzo, alla meglio Lonkarevic. E allora ancora Maddaloni in avanti, Agropoli che resta sul più 2. Desiato va dentro, arresta il tiro, pallone sul ferro, a rimbalzo la cattura un giocatore di Maddaloni, ancora Moccia ad insistere, attenzione pallone in angolo, è solo Garofalo, meno male che sbaglia, una serie di rimballi, alla fine alla meglio Renato Buono che da terra dà il pallone a Palma. Con calma, ancora per Renato Buono. Fronteggia l'avversario, tutti larghi i giocatori della Blocoli, c'è il blocco alto. Serino gira per Romano che va a prendersi il pallone, guarda il canestro, poi va dentro di forza Romano, chiuso da tre persone, non ci sono spazi, Maddaloni bravo a chiudere. E allora ancora Maddaloni, tiene il pallone Moccia, sale dall'altro lato poi Garofalo, una serie di palleggi, un minuto e mezzo ancora di questo terzo quarto. Possesso palla per Maddaloni, Moccia va dentro, riesce a battere Buono, pallone dietro la schiena, attenzione, è solo Piscitelli, incredibile, ma come si fa? Quanta ingenuità, quanti canestri sbagliati, adesso si pagano tutti, 54-55, Agropoli a meno 1. Renato Buono per Palma, dai Enrico, vai a canestro, pallone sul ferro, Cacace al rimbalzo, non ci arriva. No, fallo antisportivo. Antisportiva a Cacace. Vabbè, adesso è incredibile. L'Agropoli già gioca male di per sé. Però una decisione arbitrale così. Vabbè. Fischiano queste cose, ci tagliano le gambe nettamente. Cacace non riesce a crederci, neanche noi qui dagli spalti. Rumoreggia il pubblico, quindi non sono solo io l'unico a discutere su quest'ultimo fischio del direttore di gara. Ancora Cacace a parlare con l'arbitro, beh, giustamente non riesce a darsi spiegazioni per una cosa del genere. Intanto il primo libero, Piscitelli lo sbaglia, realizza uno su due, 54-56, per il fallo antisportivo ci sarà la rimessa a centrocampo per Maddaloni. Avviene in questo istante, poi Greco. Serve Moccia, si porta sul lato, ancora Moccia, prova a insistere, lo tiene bene Palma, pallone dentro, sbagliato, recupera il pallone Antonietti, pallone troppo lungo per Cacace che lo tiene in campo, per miracolo,
lo cattura Renato Buono, palma, pallone sotto per Romano che si era spostato, non si capiscono i due, ma giochiamo con calma, giochiamo con calma, non buttiamo palle così che la partita è delicata. Al di là di tutto, al di là di quanto possa contare in classifica, anche se l'Agropoli ha consolidato questo terzo posto, ma non si può giocare così, non si può essere così velleitari. Ci aspetta una fase difficile, l'Agropoli non può perdere se stessa in questo finale di campionato. Assegno Piscitelli, 54-58. Agropoli che sembrava aver iniziato bene il terzo quarto lo ha finito peggio. Nozzolin, pallone per Buono, non ci sono spazi, Buono va dentro, riesce a battere l'avversario, pallone fuori per Nozzolin, pallone da tre punti, pallone sul ferro e poi esce al rimbalzo Romano, viene chiuso, pallone a terra, poi ancora per Buono che guarda il canestro, va al tiro anche lui, pallone ancora sul ferro, non vuole entrare, poi Nozzolin va dentro, ma fischia la sirena, finisce così il terzo quarto, Agropoli 54, Maddaloni 58, adesso ultimi 10 minuti. Si torna a giocare, ultimo quarto di Agropoli, Maddaloni, Agropoli che all'inizio del terzo quarto sembrava aver preso la partita in mano, invece non è stato così perché alla fine Maddaloni si è fatta valere, ha disputato una buona gara approfittando degli errori consecutivi dell'Agropoli, soprattutto in fase d'attacco che ha sbagliato davvero tantissimo, punteggio di 54-58. Ecco che sbaglia un altro canestro in questo istante Cacace, neanche il tempo di finire di dirlo, allora ancora Maddaloni in avanti, attenzione un gancio, un altro canestro subito, 54-60, Agropoli adesso a meno 6, ma al di là dei 6 punti che non sono molti, l'Agropoli sembra non essere più se stessa. Cacace per Romano, chiuso da due persone, allora ancora Cacace, prova a insistere, va dentro in terzo tempo, pallone sul ferro, un altro canestro sbagliato, che sia Cacace o qualcun altro, davvero tanti i canestri sbagliati. Maddaloni ancora in avanti, ma sbagliano anche loro, per fortuna bisogna dirlo. Marulli porta lui il pallone, difesa sempre a uomo per Maddaloni che li sta ripagando ampiamente. Marulli, una serie di palleggi, va dentro ancora Marulli, pallone fuori per Cacace che era da tutta un'altra parte, tocca il pallone e commette doppio campo, un'altra palla persa per l'Agropoli, deve per forza chiamare minuto coach Paternoster che davvero credo non sia più in se stesso neanche lui, perché non è possibile giocare così male, davvero non sappiamo, non so cosa sia preso all'Agropoli al di là della sconfitta di domenica scorsa, anche stasera sembra essere un'altra squadra. Si torna a giocare, possesso palla per Maddaloni. Greco va dentro, una virata su Poncetti, pallone per Loncarevic che realizza, 54-62. Agropoli in avanti, Nozzolillo per Marulli,
Valla il tiro Poncetti, sbagliato però, ancora una volta un tiro sbagliato. L'arbitro fischia, il gioco è fermo perché è rimasto a terra Chiavazzo in seguito a uno scontro precedente. Si rialza Chiavazzo, un po' claudicante. Tuttavia c'è il cambio, va in panchina. In attacco Mataluni. Fallo e canestro. Fallo e canestro di Lonkarevic. E questo è solo il punto esclamativo sulla partita di Maddaloni. Sicuramente l'Agropoli oggi non c'è, ma Maddaloni ha fatto quello che doveva fare. Non vorrei parlare troppo in anticipo e non per 10 punti di distacco. 7 minuti e 40 ancora, dice il cronometro da giocare. Vediamo come va a finire. Marulli va dentro, terzo tempo, pallone sul tabellone e poi sul ferro dentro. Finalmente si torna a segnare. In attacco Mataloni. Desiato va dentro, viene fermato, va al tiro Desiato, pallone troppo forte, direttamente fuori Nozzolillo, pallone per Marulli, va in attacco, va dentro, veloce in contropiede, viene fermato, c'è fallo, fallo di Greco. Cambio per Maddaloni, rientra Chiavazzo, esce Greco. Marulli esce, riceve Romano, serie di finte, ancora Marulli, blocco di Serino, Marulli va dentro in terzo tempo, Marulli realizza ancora, Roberto Marulli, 58-64. Ancora non è finita. Ancora non è finita Agropoli. Lottiamo e combattiamo fino alla fine. L'attacco Maddaloni. Desiato va dentro, chiuso sul fondo. Romano tocca ma riconquista il pallone Moccia. Riesce a passare in terzo tempo, va a terra, l'arbitro fischia, 24 secondi. Quindi ancora possesso palla per l'Agropoli. Sei minuti e 19 ancora da giocare, Agropoli in avanti, Marulli sempre a portare palla, c'è uno spazio, va dentro, arresta il tiro Marulli, è ancora Marulli, è il terzo canestro consecutivo, prova a mettersi la squadra sulle spalle il playmaker bergamasco, 60-64, fischi dal pubblico, adesso che attacca Maddaloni, si prova ad infastidire gli avversari, va il tiro però realizzato da 3 punti, Chiavazzo, 60-67, ancora Marulli, prova a fare... da solo, ancora Marulli, fermato, va dentro, terzo tempo, chiuso, allora pallone per Poncetti che si alza, tira e realizza.
62-67, forza ragazzi, forza che non è finita. In attacco Maddaloni, pronto un cambio per l'Acropolis, sta per rientrare Palma. Desiato, pallone in angolo per Piscitelli, arresto e tiro in faccia a Pongetti, pallone che va fuori, viene contrastato poi Marulli da Moccia. Cambio per l'Acropoli, come dicevo entra Palma, prende il posto di Nozzolillo. Terzo fallo personale per Moccia di Maddaloni. Acropoli a meno 5, 5 minuti e 17 ancora al termine della gara. Eccolo Palma, appena entrato, riceve, gira per Serino, ancora per Romano, si allarga Marulli, riceve sul lato, c'è uno spazio, prova il tiro da tre punti Marulli, la bomba da tre che riapre tutto. Acropoli a meno 2, 65-67, esplode il palazzetto perché adesso i tifosi ci credono, tutto messo in discussione. Allora attenzione, in terzo tempo sbaglia Maddaloni, pallone che schizza lì, lo recupera Serino, serve Palma che si porta in attacco, attende che salga Marulli, eccolo che riceve, c'è blocco di Serino, Marulli si allarga e serve ai suoi compagni, forza Roberto, va dentro, pallone per Pongetti, ultimo a toccare è un giocatore di Maddaloni e quindi ancora possesso palla Acropoli, ma c'è un minuto, in piedi i tifosi dell'Acropoli, adesso tutto il palazzetto ci crede, l'Acropoli è solo a meno 2, 4 minuti e mezzo ancora, tutto è ancora possibile. L'Acropoli torna in banco, torna in campo fra gli applausi del pubblico, sarà possesso palla proprio per la BCC Acropoli. Marulli, pallone fuori per Pongetti, ancora Marulli, si va a prendere il pallone, allora va dentro, in terzo tempo va ancora Marulli, realizza Roberto Marulli, è un canestro preziosissimo, la parità 67-67. Attenzione adesso, tiro da tre punti realizzato, immediata la risposta di Maddaloni, la tripla di Piscitelli, 67-70. Marulli per Romano, ancora Marulli, e ancora lui prova a fare da solo, l'arbitro fischia, gioco fermo, c'è fallo, fallo di Moccia. Cambio per Maddaloni, esce Lonkarevic, entra Rusciano. Romano, passaggio per Palma. Marulli, pallone per Romano, si alza e tira e realizza Riccardo Romano. 69-70. In attacco Maddaloni. Sempre il playmaker Desiato. Passaggio dentro. Abilo fischia. Fallo e canestro se non mi sbaglio. Sì, è così.
va dalla lunetta Rusciano, 69-72 il punteggio, 3 minuti e 25 ancora al termine della gara. Sbaglia però il tiro libero Rusciano e allora ancora Agropoli, che adesso deve segnare assolutamente. Palma, Serino, Romano, Marulli, guarda il canestro, si ferma, poi va dentro, arbitro fischia, c'è stato fallo, fallo di Desiato. Marulli sta facendo tutto da solo, assist, tiri, si prende la responsabilità di andare dentro in terzo tempo quando ne ha lo spazio, quando ne ha la possibilità. Davvero un gran finale di gara per Marulli, speriamo che tutti questi suoi sforzi siano ripagati. Poncetti finta il tiro, rimane ancora in angolo, allora consigliata ancora per Marulli da tre punti, il tiro però questa volta è troppo corto e allora la meglio un giocatore di Maddaloni, Piscitelli, che recupera il rimbalzo e si porta in attacco, serve il supplemaker Desiato. Desiato arresta il tiro, pallone sul ferro, al rimbalzo ci arriva Palma, di nuovo Agropoli in avanti, Marulli va dentro in terzo tempo, fischia l'arbitro, fallo di Desiato su Marulli. Davvero c'è una faccia Roberto Marulli che sembra dire non ce la faccio più, sembra esausto ma deve stringere i denti, forza Roberto, ancora 2 minuti e mezzo, realizza dal tiro libero. Ancora Marulli, 2 su 2, 71-72, Agropoli a meno 1, 2 e mezzo ancora. Piano fischia adesso che attacca Maddaloni, pallone in angolo, tocca Marulli, no, l'ultimo a toccare è Desiato, Marulli con un pressing fa toccare per ultimo Desiato e riconquista il possesso palla all'Agropoli. Marulli sbaglia il passaggio ma recupera subito palla, attenzione, ancora Palma, con uno straordinario recupero, aveva capito tutto perché Maddaloni stava per rifondarsi in attacco, attenzione, Romano fermato in modo davvero scorretto da Moccia, questo sarebbe dovuto essere antisportivo, altro che trattenuta, altro che trattenuta, 5 falli e finisce qui la partita di Moccia, esce fuori per 5 falli. ...71-72... tiri liberi per Riccardo Romano, pallone che in questi casi diventa pesantissimo, realizza, va ancora Romano, 2 su 2... adesso c'è il vantaggio dell'Agropoli, più uno a 2 minuti e 3 secondi dal termine, e adesso bisogna resistere, adesso bisogna assolutamente non subire, manteniamo il vantaggio, manteniamo il vantaggio, attenzione, va dentro con una spallata Chiavazzo ma recupera il pallone dell'Agropoli, Romano osserva i suoi compagni e serve Marulli, ancora Romano, la finta ancora per Marulli, guarda il canestro, Romano è solo, valore da 3 punti, Romano, pallone tra tabellone e ferro, non entra, Serino al rimbalzo e poi ancora Marulli e intanto da bordo campo si vede coach Paternoster che invita il pubblico ad incitare i giocatori fino alla fine. Va Serino da 3 punti, Davide Serino, Davide Serino, la bomba, entra in campo anche Paternoster, adesso sì, adesso sì, adesso sì che ci divertiamo, e adesso sì, questa è l'Agropoli che vogliamo vedere, quanto ci hai fatto soffrire una partita intera, quanto ci hai fatto soffrire Agropoli per 30 minuti a combattere, anche di più, e adesso gli ultimi 5 minuti si è riaperto tutto, 76-72 a minuto e mezzo dal termine, adesso l'Agropoli deve gestire il vantaggio, sono più 4 ma adesso bisogna mantenerlo, adesso bisogna tenere duro, 1 minuto e mezzo ancora da giocare.
torna in campo l'Agropoli. Torna in campo anche Maddaloni. Possesso palla per Maddaloni, rimessa lata. Desiato, sempre lui, pallone dentro, attenzione, non subiamo canestro, tiro da tre punti dall'angolo, sbagliato, poi Desiato da sotto, fermato, no, fallo e canestro, ma come si fa? Come si fa? Non si possono commettere queste ingenuità. È stato Palma, l'autore del fallo. Dai Enrico, dai capitano, non molliamo adesso. 76 a 74, ma il tiro Desiato realizza. 76-75, Agropoli a più 1, a 1 minuto e 10 dal termine. E adesso non ci sono scuse, bisogna fare canestro. Marulli, adesso il palleggio, poi serve Serino da sotto, va a cercare uno spazio per Poncetti che si alza per tirare, ma si prende il fallo. Luca Poncetti, e ci va bene così. Raggiunti 5 falli personali, anche 5 falli squadra da Maddaloni, quindi ci sarà tiro libero per ogni fallo subito. È pronto Poncetti, sbaglia il primo. Ancora Poncetti dalla linea della carità, realizza il secondo. 1 su 2, 77 a 75, 50 secondi al termine. In attacco Maddaloni, tiene palla a Desiato, ancora lui va dentro, c'è una trattenuta di Marulli. Quarto fallo personale di Roberto Marulli. In attacco Maddaloni, Desiato scambia con il suo compagno, ancora Desiato va dentro, lo tiene Serino finché può, non ce la fa, alla fine va a segno. Adesso punteggio 77 pari a 30 secondi dal termine. Adesso bisogna stare attenti, Marulli si gira tutto il perimetro, alla fine cerca il passaggio sotto per Serino che lo controlla, non ha spazi, viene chiuso da due persone. Da sotto sbaglia, poi Romano, il tiro all'indietro, pallone sul ferro e poi entra! Sul ferro e poi entra! Riccardo Romano, 79-77, attenzione adesso, 7 secondi al termine, Desiato va dentro, non c'è fallo, pallone fuori! L'ultimo a toccare è un giocatore di Maddaloni, a 3 secondi dal termine, l'Agropoli si trova sul più 2, ma con una rimessa fondo a favore degli avversari. Adesso è da crepacuore, non facciamoli segnare, non facciamoli segnare, stoppata di Serino, fischia l'arbitro, tre decimi ancora da giocare, incredibile. È finita però perché il possesso vale per l'Agropoli e finalmente di due punti finisce così, 79 Agropoli, 77 Maddaloni. Dopo una partita sofferta, dopo una partita combattuta, alla fine l'Agropoli è riuscita ad avere la meglio. In visibilio i tifosi dell'Agropoli qui al palazzetto, il cielo sopra Agropoli è sempre più blu. Dal palazzetto Andrea Di Concilio, Giuseppe Schiavo vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima gara, quella della fase ad orologio.